E allora Adele, iniziamo subito la puntata di oggi, guardiamo insieme l'approfondimento con l'oroscopo di oggi di Silvia Pagni. Al rientro ci sarà Barbara Passerini che si collegherà con l'amico Simone Zappacosta. Nel 1933 nasceva a New York John Barry, compositore britannico con ben 7 premi e 9 nomination, autore di colonne sonore cinematografiche. Durante la sua carriera Barry ha ricevuto 5 Oscar ed è noto per aver composto la colonna sonora di 12 film della serie di James Bond. È stato uno dei primi compositori ad aver introdotto attraverso il pop la musica moderna nei film. Eclettico nello stile. È partito dalla sua base pop jazz per poi affidarsi ai sintetizzatori e all'orchestra classica tradizionale, mescolando tradizioni e modernismo. Si formò come autodidatta, prendendo lezioni di musica per corrispondenza e all'inizio degli anni 50 divenne il leader di un gruppo musicale, i John Barry Seven, che ebbe in Gran Bretagna un breve periodo di notorietà. La sua prima collaborazione cinematografica risale nel 1959 con il film Bad Girl, dove lui scrisse il brano Made You. Continuò con il film Gangster e il film Agente 007, Licenza di uccidere. Tutto questo prima delle 12 colonne sonore della serie più bella e più famosa di sempre, James Bond. Con l'abbandono della serie da parte di Sean Connery e l'arrivo dell'australiano George Lazenby per agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà, Barry reinventò il James Bond team, adattandolo al cambio di attore e rendendolo più tagliente. Scrisse anche un brano per Louis Armstrong dal film Una canzone d'amore, tratta dal film dove James Bond parlava le ultime parole a sua moglie assassinata. Come tema conduttore del film, in questo brano utilizzò sintetizzatori e corni alpini. Insomma, John Barry, compositore di colonne sonore che più ha influenzato il rock negli ultimi 30 anni, non è stato secondo nemmeno al grandissimo Ennio Morricone. Lui diceva questo: «La musica da film ha un suo peso specifico. Ciò che mi piace di più dello scrivere per il cinema è che una volta che il pubblico collega un motivo a un'azione drammatica, lo ricorda per sempre. Ho amato da subito questo lavoro, non l'ho mai considerato un qualcosa di minore. Per farlo bene bisogna avere grandi qualità. Ci sono temi conduttori bellissimi, colonne sonore meravigliosi. E se Wagner fosse vivo oggi, comporrebbe per il cinema». Credo che James Bond, questo grande personaggio, non avrebbe avuto tanto fascino senza i brani e le colonne sonore di John Barry. Con il magico mondo del grande schermo, John Barry ha avuto a che fare fino dall'infanzia. Questo grande compositore ci lascia per un attacco cardiaco il 30 gennaio del 2011. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi lunedì e vi auguro un buon fine settimana. Ciao a tutti!